Nei Promessi Sposi, Manzoni riporta la storia scandalosa dell'amore clandestino tra Gertrude e il suo amante. Si tratta di un fatto storico, realmente avvenuto, che aveva suscitato tanto scandalo da essere conosciuto persino ai tempi di Manzoni. La storia era scandalosa sotto due aspetti. C'era una relazione sessuale tra una monaca e un uomo, relazione che si era ampliata coinvolgendo anche altre monache, e, in secondo luogo, l'amante aveva compiuto numerosi omicidi, tra cui quelli di una conversa che era a conoscenza del peccaminoso segreto. Insomma, due elementi che già da soli accendono le fantasie dei lettori. Sesso e violenza, per di più mescolati insieme in un cocktail esplosivo. Il Manzoni come affronta la questione nel romanzo? Nel Fermo Lucia narra dettagliatamente la vicenda, pur non scendendo in particolari scabrosi. Nei Promessi Sposi, invece, decide di non suscitare pensieri scandalosi e liquida la vicenda amorosa e tutti gli omicidi, escluso quello della conversa, con tre semplici lapidarie parole. La sventolata risponde.